Quindi signori, attenzione per queste grandi dame volute dall'Accademia Internazionale Partenopea Federico II di Napoli. Poi voglio ricordare che questo premio, il premio Città di Napoli, è nel programma Estate a Napoli, patrocinato moralmente da tutti gli enti che ovviamente vedete sulla brochure che è posizionata sulle vostre sedie, va bene? Poi dopo magari, appena abbiamo un po' di tempo, citiamo tutti i patrocini morali. Quindi abbiamo la dama, ma anche madrina di questa meravigliosa serata, l'attrice e cantante Tayla Orefice. Orefice. E poi proseguiamo con Assunta Pacifico, Luisa Lamatta, Paola Cavano. Maria Grazia Liguori. Prego, Eccole eccole qui, qua. la nostra madrina. Bellissima con questo vestito, sempre eccezionale, Maria La Grazia nostra Liguori. Miss Over. Eccoci qua. Poi andiamo ancora avanti con Assunta Pacifico, Luisa Lamatta e Paola Cavano. Eccole qui. Buonasera, Buonasera, che che piacere, piacere, signora che piacere, Assunta. noi la conosciamo benissimo. Ed è Buonasera, complimenti e benvenuta. piacere, e devo dire eccoci qua, Presidente, a voi la parola per giustamente premiare, prego. Allora io, gentilissime signore, sono stato onorato dal Presidente della Repubblica di essere Cavaliere della Repubblica. Con questa onorificenza adesso voi siete equiparate al titolo di cavaliere e quindi siete dame. Da oggi in avanti siete una personalità dell'Accademia Federico II. Ogni qualvolta Applausi, si applausi. svolgono premiazioni, voi dovete essere presenti perché farete parte col vostro giudizio di preparare le altre dame dell'Accademia. Allora, questa di chi è? Applausi per Maria Grazia. Complimenti. È la volta della signora Assunta. Un applauso e complimenti anche per lei. Assunta Complimenti, Pacifico. complimenti. Eccoci qua. Paola Cavano c'è? Eccoci qua, date. Ok, prego, signore. Non c'è, ok. Tayla Orefice, Un la nostra applauso anche per madrina. la nostra madrina. Eccoci qua. Eccoci qua. Dama di solidarietà è il titolo che l'Accademia Internazionale Partenopea Federico II dà a queste abili veramente persone che ognuno di loro, per quanto riguarda lo spettacolo, per quanto riguarda ovviamente l'intrattenimento, per quanto riguarda l'imprenditoria, per quanto riguarda ovviamente la La gastronomia, per quanto riguarda ovviamente che poi tra l'altro quando si parla di bell'arte non è mai pubblicità. Un applauso a Figaro Marinaggio. Come faccio un applauso alle nostre artiste, come faccio che ovviamente girano e portano la bella Napoli nel mondo. Tayla con Dolce & Gabbana, ma non solo, anche al teatro e anche in tanti posti che dopo parleremo. Lei è un'abile intrattenitrice che ovviamente abbiamo ascoltato anche prima. E quindi voglio dire, loro per l'imprenditoria, la gastronomia sono eccezionali. Presidente, a voi la parola, io ho cercato di riassumere, però l'ultima parola, come si suol dire, è sempre vostra. Ma non c'è da dire niente perché queste signore, diciamo, anche se ci siamo incontrati in diversi eventi, comunque sono tutte meritevoli, ciascuna nel proprio ambito. Diciamo, nell'imprenditoria abbiamo parlato di Assunta Pacifico, che è il marchio a livello mondiale per quella che è la sua gastronomia e quindi la zuppa di cozzole. La signora Luisella, altrettanto nel campo della ristorazione.
Maria Grazia in quale campo? Di calciatrice. A lei è inutile dire, mi ha detto già tante Giuseppe, per cui però stavolta da sbattere, ma perché non sta nella difesa bella così. Grazie, grazie. Ricordare una cosa, perché giusto diamo un appuntamento importante all'interno del premio Città di Napoli, che chi vuole vedere Tai la prossima volta sarà al teatro, giusto? Sì, ti dispiace se... Dopo, lo diciamo dopo, allora lo diciamo dopo. Io volevo solo dire... Volevo solo dire che adesso le abbiamo investite, però non le perdiamo, perché lei sta a teatro, a Figlie Romarinara sta lì, la signora sta lì, quindi voglio dire, la nostra Maria Grazia Liguori è qui, sono sempre con noi a portare sono in giro. Sono patrimonio della nostra città. Signore e signori, applausi! Viva le donne napoletane! Va bene. Grazie. Io voglio ringraziare il nostro cavaliere. Vieni, questo lo dedico alla mia famiglia e lo dedico a tutto il mio staff. Grazie, grazie tanto. Complimenti, complimenti a voi. E anche alla mia buonanima di mio padre e di mia mamma. Loro stanno sempre dietro alle mie spalle. Grazie alla mia città. Napoli, forza Napoli sempre. Complimenti a grazie, voi. Grazie. Invece, Presidente, lei voleva dire una cosa importante. Volevo salutare i miei parenti, i miei amici in America, quindi concludo in inglese, come ho iniziato in inglese, adesso concludo in inglese con un saluto. Thanks a lot, I want just to say bye, and in America there is always my heart, because I have been so many times to the States, probably 15 times, because I attend the language school, and right now my dream is coming true. So, to the Philadelphia, New York, New Jersey, in Florida, all my best friends, that they always live every day in my heart, because Napoli is so big, and always, every day, we have a big heart. Thanks a lot. Grazie. Un saluto e vi obbligo, perché in questo momento un nostro ambasciatore dell'Accademia in Georgia, per il ciclone che sta devastando gli Stati Uniti, gli diamo un in bocca al lupo e un saluto a Thomas Esposito e Anna Calenda. Complimenti, volevo dire, grazie a te, volevo dire Rosanna che io, ecco, anche prima sono amici e cerco che quando salgono sul palco, anche non solo perché sono amici, ma facendo l'attività di conduttore e giornalista, cerco di trarre tutte le notizie possibili da far dire. Sì. Quindi infatti voglio dire che tra il nostro pubblico c'è un attore, c'è una